In Gesù siamo uno. Cristo risorto! Buona giornata, cari amici. Lasciamoci anche oggi educare dalla parola di Dio affinché la nostra fede, il nostro cammino, ma soprattutto la nostra giornata sia benedetta da Lui. Accogliamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 9, versetti 38-40. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Amen». Carissimi, oggi abbiamo soltanto tre versetti. E in questi tre versetti abbiamo un episodio molto particolare. Ricordiamoci che da poco i discepoli hanno fatto l'esperienza, in particolar modo tre discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo, sono stati sul monte. Sono stati insieme a Gesù e hanno avuto l'esperienza della trasfigurazione. Lo stanno seguendo, ma c'è un fatto particolare che vedono della gente, oggi dicono un tale, che scacciava demoni nel nome di Gesù e volevano impedirglielo perché non era insieme a loro. È Giovanni che parla a Gesù, è Giovanni che confida al Maestro ciò che è accaduto. Dopo aver fatto un'esperienza sul monte, avere veduto Gesù trasfigurato, tornano e iniziano, potremmo dire, ad appropriarsi di qualcosa che sinceramente non gli appartiene. Potremmo dire la fama, potremmo dire la centralità. Ieri abbiamo ascoltato dall'Evangelista Matteo il brano in cui Gesù chiede ai discepoli: chi sono io per voi? Simon Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi abbiamo visto nel video, nel commento di ieri, la centralità di Gesù Cristo nella vita di ogni cristiano, ma qui, immediatamente dopo, vediamo che i discepoli, certo, stanno con Gesù, ruotano attorno a Gesù, ma quando vedono qualcuno che non è con loro e prega, intercede, libera, scaccia i demoni nel nome di Gesù, si irritano, perché dice: Giovanni non ci segue, non è del nostro gruppo. Capiamo che si passa da un cristocentrismo a un discepolocentrismo, cioè dalla centralità che sono discepoli, erano lontani, potremmo dire, da Dio, dalla sua via. Gesù li ha chiamati e loro hanno iniziato ad avere un senso nella loro vita. Ma sono arrivati, e può accadere anche a noi, ad al punto dicendo: soltanto chi è con noi è nella via giusta. Soltanto chi è con noi può pregare Gesù. Ma questo fatto che ci riporta Marco è davvero particolare. E comprendiamo che non lo ha detto come un fatto così superficiale. Tutto ciò che è stato scritto dall'Evangelista ha uno scopo, ha un obiettivo, ha un fine. Gesù risponde a Giovanni: non glielo impedite di pregare e scacciare i demoni nel mio nome, perché non c'è nessuno che può fare un miracolo nel mio nome e dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. È
Ecco una lezione davvero importante di Gesù. Una lezione che ci richiama all'unità e forse a qualcosa ancora di più grande dell'unità. Gesù richiama i suoi discepoli a dire: guardate che è vero, voi siete i dodici, io vi ho scelti, io vi ho chiamato, siete gli eletti, siete i primi che hanno ricevuto la mia chiamata. Però non siate invidiosi se altre persone nel mio nome pregano, nel mio nome intercedono, nel mio nome scacciano i demoni. Perché è vero che a voi appartiene il regno dei cieli, ma anche a loro appartiene. Perché loro, anche se non sono qui con me, con noi, mi stanno seguendo. Forse non seguono voi, ma seguono me, in un modo diverso. Guardate che l'episodio di oggi scuote davvero la nostra vita. Potremmo dire la nostra vita comunitaria, la nostra vita ecclesiale, la nostra vita di fede. Perché molte volte noi, quando pensiamo alla Chiesa, pensiamo alla nostra Chiesa. Pensiamo alla comunità, pensiamo alla nostra comunità. Pensiamo alla parrocchia, pensiamo alla mia parrocchia, la nostra parrocchia. E gli altri che pregano anche loro Gesù, loro quasi non ci interessano, anzi quasi siamo in competizione con gli altri. Ecco Gesù che oggi ci insegna una cosa importante, è Cristo, di nuovo, il centro della vita. Quindi se qualcuno non è insieme a noi, ma prega Cristo, è dei nostri e non è contro di noi, è per noi. Collaboriamo insieme, fratelli. Quanto è importante, quante cose oggi la parola di Dio ci dona di vedere. Un atteggiamento, una comunione con gli altri cristiani, anche di denominazioni differenti. Con persone che hanno conosciuto alcuni aspetti di Gesù, ma lo vogliono seguire, hanno un cuore aperto. Quante volte noi, o nel passato o anche nel presente, entriamo in competizione. Ma Gesù vuole che siamo un solo corpo. Vuole che mettiamo Lui di fronte a noi, ma al tempo stesso vuole che collaboriamo. Ma soprattutto che ci rispettiamo. Chi non è contro di noi è per noi, fratelli e sorelle. Allora ricevete oggi lo slogan: in Gesù siamo uno. In Gesù siamo un solo corpo di cristiani fedeli a Lui che lo segue, che segue l'agnello, che si è immolato per noi, che ha dato la propria vita per noi e ci sta rendendo un corpo solo, una chiesa sola. Amen. Allora insieme preghiamo dicendo: vieni Signore Gesù oggi nella nostra vita. Vogliamo invocare il dono del tuo Spirito Santo nelle nostre comunità ecclesiali, parrocchiali, nella nostra chiesa. Vogliamo chiederti il dono dell'unità, il dono del rispetto, dell'amore reciproco, dell'intercessione gli uni per gli altri, anche tra i diversi gruppi cristiani di diverse spiritualità. Concedici di essere modello e testimonianza, come tu sei stato per noi, come tu ci hai aperto gli occhi e oggi ci apri il cuore. Donami davvero di essere uno strumento di pace, uno strumento di comunione. Usa me per unire tutti i cristiani, affinché possiamo venire davanti al tuo trono, per adorarti, per glorificarti, mettere te al di sopra di ogni cosa. A te l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, lasciamoci usare da Dio per creare comunione. Allontaniamo pensieri di divisione, fazioni, invidie, gelosie, perché questo è il dono dello Spirito Santo. L'unità,
Che il Signore vi benedica, un caro abbraccio e un saluto da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Buona giornata. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.